Raccomandazioni me ne date tante, ma non lo dico però. No, il presidente ha avuto un debole per me già dai tempi quando c'era Mancini. M'ha sempre voluto qua, poi siccome ero un pazzo scatenato, era giusto che non mi acquistavo. Io gli ho detto a Marco, Marco, anche se avevi la buona volontà, era giusto non prendermi in quel periodo là, perché c'avevo la testa che mi fumava un pochettino. Adesso sono più tranquillo e calmo, lui ha capito com'era la situazione e mi ha preso. Però la sensazione col presidente è stata ottima, che mi ha salutato l'altro giorno, mi ha abbracciato, sono contento. Io ho detto, scusa che ti interrompo, sì. Io ho detto quel giorno, se sbaglio sono da rinchiudere al manicomio. Siccome non ho sbagliato io, ma ha sbagliato qualcun altro lì, non dico né i giocatori e neanche l'allenatore, qualcun altro che sta sopra l'allenatore, che non mi va neanche di fare il nome, che prometteva, faceva tanto fumo e poco arrosto, a me non mi va bene. Quando uno mi prende in giro, a me non mi va bene. Siccome quell'altro faceva il furbo, a me non andava bene e io devo andare via. Sono dovuto andare via. Puoi dire chi? Come? Puoi dire chi? L'ho capito, non è Gagliani. Che do... Gagliani. No, lo state dicendo voi, perché non mi va neanche di dire il nome. Questo però non vuol dire che io ce l'ho con lui o meno. Io devo ringraziare anche la gente del Milan, i tifosi, che quando sono stato male col problema al cuore, mi sono stati vicini. Devo ringraziare i miei compagni. Ma lui no, perché lui prometteva, ma faceva tanto fumo e poco arrosto. Questo pensate voi, o se no, in poco tempo. Perché questi signori qua, lavoravano già da tanto tempo. Siccome però non hanno, giustamente, non gli piace fare le chiacchiere, fanno i fatti, era da tanto tempo che questa cosa qua si stava lavorando, è andata a buon fine, però... Loro mi avevano detto determinate cose, di mantenere tutto tra di noi, e è andata a buon fine, perché quando si dicono troppe chiacchiere, si fanno tante chiacchiere, non si fa mai niente.